Maria Spinelli, un augurio per questa grande, grande anteprima del Permetti Signore che ce lo regala il Tevesa, perché è anche il nostro sponsor, davvero straordinaria. Ha fatto freddo, Maria Spinelli sei grande. Può parlare Maria, sì? Può parlare. Grazie Pino, per me è un onore essere con te qui questa sera. Quindi parte di nuovo un grandioso applauso per Forza. Pino Gigliotti. No. Allora. Grandi, siete grandi. Allora, volevo dire una cosa molto importante. Benvenuti al ristorante Tevesa. Allora, vieni qua Mario, scusa. Però io volevo ricordare una cosa, vieni Elda. Ricorda una cosa molto importante, perché Mario ha detto, ma non mi riconosci. Come? Dice, ma perché? Quando ci siamo visti con te? Ci siamo visti tantissimi anni fa. Parliamo di... forse era il 99, non so, proprio tantissimi anni. Quindi tu eri ospite in trasmissione. Ospite in trasmissione. Sei cresciuta sì artisticamente e sei una bella persona. Grazie, grazie tante, grazie. Adesso ritorniamo, ci andremo nei tavoli per dare, questa è l'anteprima, per dare un augurio a tutti i nostri sponsor e a questa grande ristorante che ci ha accolto alla grande. E poi ci rifai una bella canzone. Benissimo, va sei bene. Sei meravigliosa. Grazie. Ma canti così proprio a cappella. Com'era che era il ritornello di... Sei nell'anima e lì ti lascio per sempre, sospeso immobile, fermo immagine. Brava, brava. Applauso ragazze, un mangiate solamente. Signore, grazie. Un lusso, Mario Scarpelli, un lusso. Esci. Allora ragazzi, Elda, più bella che mai. Salve, buonasera a tutti. Elda oramai, vabbè, oramai è il mio socio. Il tuo? La mia socio, Mario Scarpelli alla camera. Verremo nei tavoli, forse faremo due puntate, faremo. No, non si, qui in televisione non si deve sentire, qui in televisione, solo in televisione, quindi andremo fra i tavoli. Mamma mia che c'è rassosia, Marozzo, gata! Abbiamo un signore, abbiamo un avventore, Mario, noi siamo tutti live, cioè in diretta, tu sei? Signor Bruno, da Cosenza, la signora Cesare da Scalea. Alzate. E come mai c'è Benedico? Io conosco lei che sono tanti anni. Sì. Mi consente, prego signore. Non mi consente per la bello scuola. No, non possiamo dire questo, vabbè. Lei è un grande conduttore. Grazie. Lei nella TEN, con tutto rispetto, la signora Chiarello, signor Luca. Vabbè, lasciamo i nomi, lasciamo stare, salutiamo a tutti. Dobbiamo parlare sì di queste cose, perché in Italia... Sì, poi ne parliamo dopo in Italia. Buon appetito, buona continuazione ragazzi in Italia, se no andiamo in barame in Italia. Che ti diverti, ti mangi e beve, sei un grande. Bravo, grazie. Gatana, abbiamo un lusso, Gatà, ciao Gatà, ci segue sempre, guarda qua. Come stai? Alza, dai. Adesso sì, eh. Ciao. Gatà. Giappe. Gatà. Ti voglio bene. Ciao, andiamo nei tavoli, grazie.
Però sorpresa, complimenti signora, noi scherziamo, però non si può parlare di politica in questi giorni. No, ma io sono perfettamente d'accordo con lei. Mi sta divertendo? Sì, mi sto divertendo, però conviene tenerlo un po' a bada perché è molto particolare, Salvatore. No, non è che è particolare, lei me ne ha con un palo. E infatti. Scarpelli alla camera, lo so. Allora ragazzi, Elda più bella che mai, vieni qua. Andiamo. Allora ragazzi, come state? Come state? Signori, abbiamo colui che ci accompagnerà per il resto delle serate nei locali, in tutte le piazze. C'è lui, solo lui, un solo nome. Pier Francesco, permette signora. Allora, una canzone. La canzone, anche se ti chiedono chissà perché, tanne te, se tu sei bella bionda ghidi, se tu sei bella buona ghidi, ha visto? Intanto Elda è già addobba perché ha visto gli impresari su che là, gli impresari. Gli impresari. Fateci, ma lo sai, consumo più loro che una Ferrari, mangiano, fate mia, a Begna, zio Pino paga. Allora grazie per questa bella serata, perché vi ricordo che l'anteprima che la sigla di Permette Signora, perché poi andiamo sulle spiagge nei locali, Elda. Certo. Sei meravigliosa. Grazie. Sorridendo. Sempre. Sul sito www.pinogigliotti.com. Vediamo anche dopo. Come no, signora. No. Allora voi siete di? Paola. Viva Paola, San Francesco di Paola aiuta tutti gli ammalati, benedico quando mangiate, fate una resta, avete fatto. Può guardare proprio, guarda. Poi nel cabaret che noi facciamo, guarda che quello che sta facendo, Maruzzi, poi regaleremo i nostri gadget, brava. E quindi questa, non vogliamo salutare tutti gli sponsor, saluteremo gli sponsor quando sarà la puntata autentica, queste faremo una puntatina o due del signore Pietoso. Che sei mangiato? Niente, un po' che pippo qua cosa, no? Pippo? siete mai moglie? No, esatto. Sì. Signora. Però io vorrei far vedere la signora che frontino catena, fate scemare. Mangia immacolata, guarda, poi abbassa la testa. Ma da Pietro su frontino? A Paola, bellissimo. Buon appetito, divertimento. E poi tutti i mariti. Ah signora, preparate, sì. La signora. Che bella gente. Oh ragazzi, vi ricordo che stasera faceva un freddo da lui. Signor, come sta? Signor là. Alzatevi signor, che poi c'è un premio per la signora. Alzate. Lei la mamma. Alzare perché è per la ciccia. Benedica, signor carne cacri. Ok, no. Rimanere seduta. Però che bellezza, il sorriso non vi deve abbandonare mai, il sorriso. Un applauso, dicendo me, sta mangiando il lavoro. Come si chiama lei? Ercole. Lui si chiama Ercole. Mario, tranquillo che è tutto in diretta, non è che non lo sai. Senza quindi... voce, senza voce proprio. Io sono senza voce. Io. E che fai? Non lo so, a una volta. Ma peschi? Vai a pescare? Vado a pescare. LTU. Benedica, signor. Che belle pizze. Lui vuole parlare. Sì, lui. Allora, il signore... Oh, Mario, scusa. Gentilmente, mi deve inquadrare. Corte... Un colorito e ricapeggiami. Un colorito, apri un pepe, c'è un pepe. Io so pepe. Ovvio un colorito e due vene. Bravo. Vieni di qua un colorito, vene. Guarda qua. Me. Mi che piacere. Apri la bocca. Guarda. Chi è il colorito? Piglia la bocca. Rapa la bocca. Amen. Te. Te. Va. Ma lo sei, guarda, bella vecchia. Chi si dica che ha problemi di cascettini, Benedica, si mangia pure i puntini, i cascetti si mangia, Benedica. Lo sa che faccio il mestiere? Che fa? Muratore, carpentiere, tutti i puntini li mangiamo e li sputiamo. Benedica. Buon appetito ragazzi. Grazie. E che Dio vi aiuti per la... A dov'è? Va bambino, bene cazzo, si viene qua. Dopo ti do un bel premio, ti do un cappellino e una maglietta che poi non possiamo far vedere adesso. Come ti chiami? Giada. Che ti ha mangiato Giada? Ancora niente. I bambini, mo tutti Giada li chiamano. No, ti chiamano Rosina, Carmelina, Rosetta. Teresina. Mo
Giada. Quindi non senti l'Ottavio. È perché era un quinto, un sesto, un settimo, l'ottavo. E comunque metà non è che sta la casa, siete pure i tavoli se mangi. Voglio buon appetito ragazzi, buon divertimento. Andiamo le. Oh, aspetta, aspetta. No, no. Signora, ve la posso dire una cosa. Divertete. Mangiate benedetta la sette stasi diete. Ci vanno cocolo con cioccolato. Guarda che braccio cadere. Sì, zio Pino, qua signore. Zio Pino, fatelo alzare. Dove l'alzare? E come ci vuole scavarci per l'alzare? Allora, guarda il trio di queste bambine. E queste belle bambine che sono? Alessia, Arianna, Giulia. Alessia, Arianna, Giulia. Alessia, no. Siete sorelline? No, siamo amiche. Dopo c'erano delle belle magliette per voi, dei premi. E noi siamo cugine. Okay. Mangiate, zio, mangiate. Allora, per Francia, dove sei? Vieni, lascia parte. Allora abbiamo, dove possiamo, Paola, poi ci siamo. Buonasera, grazie per la bella presenza. Dove è Mario? Mario, si ha ragione, Giorgio, ha ragione. Aspetta, per Francia. Possiamo far dedicare una... Di dove siete? Di San Lucido. Bella San Lucido. Ci ha accolto alla grande. Bellissima. È ironico, ma è ironico. È la verità. È bella perché ci ha accolto sempre e che purtroppo il nostro turismo non... avete lasciato i prezzi dei casi, tutto il costo... È vero? L'hanno già lasciato. Ecco, vedi, prendete sempre. È una bella cosa. Certo che è una bella cosa. Se noi i casi chiudono. Noi chiudono. Di casa, Giuseppe. Buon appetito. Lei è la moglie? Sì. Lui fa l'assessore? Sì. Lei è mia moglie. Siete vicini, scusa. Siamo di fronte, guarda. No, io era con Mara. In che senso? No, con Mara, in che senso? Vedi. Ah, con Mara perché una volta si diceva io signor cura con Mara, cura con Mara me ne vanno a capo e non ci cura, invece no. Buon appetito. Grazie. Facete un applauso a sì. Che vi mangiate? Bravo, bravo. Lei è Elda, guardate che fiore. Bellissima proprio. Grazie. Se nelle piazze, nei locali ci volete, chiamate al dominio impressione. Signori, un attimo solo. La canzone. Luglio con bene che ti voglio, lo sa che arriverai, si sei tu, in riva a mare, solo tu, amore, mi ricevi, luglio si porterà fortuna, non ti ho vista più, vieni da me se tanto sole, uno più fenda cuore, segui da me, luglio si veste di novembre, se non arrivi tu, luglio ha fatto la promessa, si arriverà, Ma un applauso pubblico, ma per favore! Ha visto come sono bambini. Ma guardate la vestile. Dopo salutiamo Elda, salutiamo questa bella signora. Un secondo solo, un augurio di buona Pasqua l'hai voluto fare tu, questo augurio di buona Pasqua, perché io farei un applauso alla signora per l'accoglienza e il sorriso che ci regala da anni. Grazie. Auguri di buona Pasqua a tutti. E di buon'estate. Buon'estate per tutti. Perché se no poi la mano nel re, perché poi una mano nel re. Buon'estate, questa è una bella cosa. Buon'estate per tutti. Che eleganza. E tutti al mare a San Lucido. Tutti al mare in Calabria. Lucido, a San Lucido. Prima a San Lucido e poi in Calabria. Vanno a Remi, in essere signore. Salutiamo un attimo il potete fare da Pasquale per vedere che la pizza, che bella pizza. Se avessi imparato a fare i pizze davvero. No, ti faccio Pasquale, come fare i pizze? Il forno pulito, che bellezza. Buonissima. Scusa. Lui e lei è la moglie. Idra la comare. Ed Idra. Comba, stasera ci scapparò morto. Io reggo. Sì. Va bene, sei te, ne facciamo una poi scherziamo. La Miranda in riva al mare, quando hai visto la sella in riva al mare, era una bella notte di San Lorenzo, mi guardai un mattino e mi meravigliato. E chi era? La spigolatissa di Sappi. Ah, erano 300. Erano 300, erano tornati, 3 giorni. Perfetto, allora, siccome ti ha angognato tre bene,
Ah, signora, fa capire. Ero 300. Era giovane. Ero giovane, contento. Quando allora, era la speculatrice di sapi. Ero tre giorni, ecco, sono morto e sono ritornati. Ah, sono morto e poi sono ritornato. Sono ritornata. Vabbè mia, è che ne... Quindi i 300 sono... I 300 giorni, ero 300 giorni, sono ritornati, ero morto e sono ritornati. Ma questi sono miracolati. Miracolati. Bellissimo, ci ha fatto la nascata, è bellissimo. Ragazzi, che sia una buona estate per tutti, che sia il sorriso. Ripetiamo per favore. Allora, la speculatrice di sapi. Ero 300 giorni, ero molto giovane. Giovane e sono ritornato. Digerite per favore. Ero 300 giorni e sono giovane e sono ritornato. Di dove? Dalla speculatrice di sapi. E quindi sono andati a Sapi. A Sapi. E sa spigola dov'era? Era di fondo al mare. A spigola. A spigola, in fondo al mare. Ero 300 giorni, sono grande, sono ritornato. E c'è, sono ritornato. Hai visto? Io sono bravissimo. Bravissimo. Una cosa per Francesco. Adesso andiamo. Perché poi erano i 300 giovani. Giovani, no? Allora, vediamo. Questi ragazzi, di dove siete voi? Viva Salù, vabbè, ma la fatta padrone, eh? Dov'è? Allora, dunque, qui ci sono delle quattro coppie, sono, no, siete tre. Mettiamo tanto che il giovane mosso che quale scascosa, perdonate. Ha detto che è scapolo. Guarda che bella bambina. Chi è questa bambina? Pasquale. Un nipote di Pasquale, che bello. Fai un augurio di buon auguri a tutti, di buona estate. Sei bellissimo. Battici le manine, nonna, battici le manine, su. Batti le mani. Questa vedete, è la Calabria bella che ci appartiene. L'onestà, la sincerità, è che se non puntava mangio un bambino già sciorato. Batti le manine. Un rire a manco sul tuo. Pasqua l'orina ci sei. No, che si è paura. Baci, amore di Dio, baci. Allora ragazzi, quindi qui ci sono tre coppie, giusto? Che bella fidanzata che ha. Grazie, compa. Allora, siete tre sorelle? No. Guarda il cernume, quando ne tiene? Oh, e che tiene? Non matarazza, raga. Ma avessi l'offerta non un bicchiere di vino, che no, birra ne vuoi. Un po' di vino rosso. Allora ragazzi, intanto questa è una anteprima del permette signora per dire buona estate a tutti. Un abbraccio a tutti gli ammalati di pronta guarigione, veramente con tutto il cuore. E quindi volevo dire, lei è la fidanzata di lui. Però vabbè, chi so? Buona guarigione, però non sa che lavoro fazia. Alla merda deve essere. Va bene. Alla merda deve essere. No, chi sei, ma tutti sballati, chi sei. Saluto, portiamo saluto. Ma dice il No. Ah, poi piglia se, te. Ocolà, c'è, va bene. E lo lascio fino a quando muovo scolo. Va via. Auguri ragazzi, buona estate. Buona Pasqua. Ma tu dici una cosa funebre? Sì. Ti chiamo che se vada a pesa di giro, un cimbrino, no, hai ragione. Però no, ma è anche un lavoro. È un lavoro come tutti gli altri suoli. Ah, però adesso sì. Molto fortone. Prima è stata vecchia. Ha toccato la rete. Prima è stata vecchia. Vabbè. Però magari tocca il canto caga che ce l'ho faccio uno. A parte gli scherzi ragazzi che sia una. Però lei è sposata già. Lei è più timida lei. Le sorelle. Sta studiando, guarda le mani. Guarda che emozionato, di Torino. Oh, di Torino, aspetta, di Torino lo aspetta. Scusate. Val di Susa? No, Torino. No, Calabrese. No, nata a Torino, origini calabrese. Origini, no, che fai studare? Mi canno qua. Poi per le cappelle non è che lo vuole fare. Parrucchiere. Senta, la Calabria, a parte gli adesso lei serve, come l'ha accolta? È abbastanza bene. Si trova bene in Calabria? Sì.
Ma a Torino sono tutti, tristi, o no? No. Scusa, quella Fiat, è sua quella Fiat? La Fiat no. Di chi era? No, che no, no, che Dio mi perdoni. Salutiamo a Rungo, andiamo da Rungo, insomma, nel senso, con tutto il rispetto. Allora, si trova bene in Calabria? Sì. Lei è fidanzata con chi? Guarda come ride, guarda. E lui, scusa, che cosa fa? Pure un camposantaro fa? Ma comunque un ade fa, però a parte gli scherzi, insomma. Allora, buona estate. Grazie. Se lei proprio vuole, guarda che... Guarda che... Provo, pescatore, Delinquente. fammi vedere i capi, abbiamo fatto uno scoop, è un delinquente, scusa. Allora chiamiamo, fammi vedere i capi. Ma quale delinquente? Tu sei un fatigatore, o delinquente te ne rimane come i miei. Un delinquente? No, voglio dire che il delinquente ce ne rimane come... No? Pulita, tu sei un lavoratore. Allora ragazzi, buona... com'è questa Calabria, questa editoria che mi sta guardando, che mi sta ammazzando? Guarda. Non ho capito la guarda la telecamera del video. Allora senta, origine calabrese però è piemontese, Mario. Allora, voglio dire, lei ama questa Calabria, dica sì. Sì. È spontanea la sua, com'è questa? Mi trovo bene in Calabria. Sposare un calabrese? Ovvio, infatti. Ma che ti piace, peperoncino o papà ui? Poi vogliamo sapere qualunque mente. Caccia, qualunque mente e cose che ha fatto solo, ridere, ha fatto. La Calabria non è quella che. Lo so, sulle nostre. Un lei mi dai. Siccome a Milano non è la stessa cosa, a Torino non è la stessa cosa. Posto per tutti, avete venuto in Calabria. E un applauso per lei. Un applauso. Grazie, per lunga la voglia. Anteprima del permette signora, grazie a... Scusate all'emittente che mi dà questa possibilità e a questo ristorante che è il nostro sponsor e poi ci ha accolto alla grande. Allora, dopo... Marosse, scopo. Sole. Buona estate a tutti, buona. Come sta? Posso dare? Befangi, spostati che si è fatto comunque un camion. Mi posso sedere? No, anzi, vengo da qua. Andiamo da qua, vai, dopo. Mario Scappella alla camera, un lusso. Allora, una buona estate, che sia un buon inizio per questa bella estate in Calabria. Noi sponsorizziamo la Calabria senza pigliare una lira, solo con i sponsor, signor, questo lo diciamo. Da anni sponsorizzo la Calabria perché noi amiamo la Calabria. E quindi lo facciamo con grande cuore. Di dov'è lei? Paola. Di Paola. Ah, quindi siete... Vi siete appartati e vi fate un bel... tetta a te. Come state? Che mi dite? Come si presenta a sé stato, secondo voi? Se va così va a dire in cui uno dei team. La faccio l'espressione. No, invece noi dobbiamo essere ottimisti. Dobbiamo essere ottimisti. Che lavoro fa lei? Pensionata. Grazie a te, ci siamo arrivati. La signora? E io lavoro ancora. Ancora devo lavorare. Devo lavorare tanto. Quanti anni? E io ho 33 anni di servizio, ma... Anche quella ha 80 in pensione. E quasi, a 62. E invece un riscignolo già con lei, che meglio. Perciò rida. Ma non... Sento. Lei è Elda, lei è Elda. Ah, la signora intanto che... Mario Scappella la camera, allora, buona estate a tutti, noi siamo contenti con questo giro, buon divertimento, E lupo. Siete mai da moglie, sì? Noi vi crediamo, però non ci credo io, non ci credo, ma divertitemi però. Allora, guarda che bel tavolo che abbiamo qua, solo i ricchini che hai contato fosse una ventina, lei c'ha un... non me ne vogliono, tutte belle però sì, i mascoli meno però. Scusa Mario, mi fai avvicinare? Però chi se... guarda ragazzi, questa è la Calabria che ci appartiene, guarda che sorriso, senza preparare nulla. Sono andato a fare un bel mezzo signore a Milano. No, questo. Curupale i pigliava, guarda qua la Calabria, dove siete? San Lucido.
Ma che ci... ma... Ti saluti? Saluti. Vabbè, poi che ci paro? Guardi, il maschio come sono brutto. E dai, no, ragazzi, che sto scherzando, che siete belli. Tu sei fidanzata di chi? Non c'è. Vabbè, non c'è ora. Siete belle, però comunque le ragazze sono educate, potete vedere che lui c'ha l'occhio. A te devi stare uomo e donna. No. Allora devi stare la riforma te. Sì. In giù sciuro, me la va. Invece lui l'ho visto una sera. A te ti ho visto una sera dopo. Alla sagra assassina. Alla sagra di polpette. È normale. Ragazzi, a parte gli scherzi, poi facciamo un po' di cabaret e vi regaleremo delle belle magliette. Che... Io invece ho fatto i scialpe, Maro, va. Mi posso dire una cosa, scusa, ti puoi alzare un momento? Non so se mi posso. Mi posso? Mamma reggia mia, quanti anni hai? 19. Vabbè, hai capito, ma cioè, hai fatto qualche concorso? No. Ma chi dormono? Fanno fare i concorsi di bellezza e brutto. Guarda là. Complimenti. Grazie. Si può alzare? Ma quando si ti avo? Ma dice due mie. Si ammucciano, Mario. Quanti anni hai? 16. No, ci autorizzi a mandarti in onda? Sì. 16 anni, ma che si mangiano? Tu sei il fratello? No. Ci sta facendo una corta dopo, ci sta facendo, guarda. A 16 anni, non l'avete. Che mi offrite? A 16 anni, guarda. Sono preso che era 12, ma fidanzata allora, bravo. È un da fa fuori, bravo. Anche lui è un bel ragazzo. Andiamo da Marcella Bello. Marcella, alzati. Sono bassa. Ma chi si bassa? Benedica, vieni qua. Ma si bassa, ma sei bella, vale bassa. Vabbè, ma la normale sull'orga sul cemento. Tu sei, ma chi sei? Sì, stanno tramando. Tu sei invece, come ti chiami? Melania Novello. Melania. 22 anni. Ma quando ti lavi i capelli, spanne fuori. Vi voglio bene per l'allegria e la bellezza della vera Calabria che esprimete col sorriso e con la grande semplicità. Buona cena e buona estate, ragazzi. Grazie. Qua no? Speriamo che mi chiamano. Allora, un appello che facciamo, ragazzi, chiamate zio Pino ed Elda. Adesso che nuozzo lo è, perché non vuole rete, ma. Bravissimo, 349 80 99 201 e faremo delle cose belle. Ragazzi, buona cena, divertitevi. Ciao. E a Fabrico di Giochio Purpetto. Ciao, grazie. Dopo col cabaret facciamo una bella cosa. A chiunque si può guardare davvero, andiamo a guardare. Vi voglio bene, ciao. Allora signori, adesso vi presento la vera, vieni qua. La vera Wanda Osiris incarnata. Gaetana. Lei mi segue da quando ero piccolo. Io ho 90 anni. No, quanti anni hai, Gaetana? 50. Non dire bugie. Tu c'hai 90 anni. Compiuto. E sei trasformata. Sì. Io ti vo? Bene. Giulietta Romeo. Grazie, guarda, scherziamo noi. Dopo ti do una bella maglietta. Buon divertimento. Allora, signore e signori, a questa bella... Mi ricordo montagne verdi nel mio cuore, mi cade da... Mi ritorni montagne verdi nel mio cuore. Aspetta, però applauso. Ehi, forza! Però ragazzi, una cosa... Era una volta un vecchio cazzella fatato, la, tu è... Tu è la mia regina, bravo! Il mio re, vai, ti lascio, vai, ti lascio, la vis. Bravo, per Fangè. Personaggio. Sangue dove birre stasera, due birre. Però per Fangè, sì. Ripetiamo i nostri amici che facciamo. Allora, erano 300. Ero 300 giovani, ma sono vivi e ritornati. Ero giovane, vivi e ritornano. Ero 300 giovani. Scusa, un applauso per piacere. Vieni, scusi. Erano 300. Come si chiama la cosa? Come si chiama? Si chiama la spigolatissima di Zappi. La spigolatissima di Zappi. Perfetto.
è un grande artista che ci gioca, ma artista in tutto e tutto il mondo. Allora era un gece. Ero 300 giorni, ero giovane, ma ero giovane e sono ritornati. Di dove? La spicolatissima di Sapi. Quando vedo i fondamari della barca era la spicolatissima di Sapi. E 300 giorni dovevano e vivere e sono giovani ritornati. Dovevano e affogati. Ragazzi, ma qua qual è? Buongiorno Italia, quei spaghetti a dente, come un pezzo in dente. Buongiorno Italia, un canarino sappa la finezza. Buongiorno Italia, quei spaghetti a dente. Scusa, come il canarino, non ho capito il canarino? Un canarino sappa la finezza. Buongiorno Italia, un canarino sappa la finezza. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, buongiorno Dio. Buongiorno, ci sono anche io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Buona estate, anteprima del permette signora. Guardate Gaetana, che sorriso. Allora ragazzi, buona, ecco qui c'è un bel tavolo. Vieni qua per fangere, vieni. Poi finiamo con grande manoscappello alla camera, non lo dimentichiamo. Fateci bene che state una resta, state facendo. State mangiando i lotto, benedetti. Di dove siete? Di Cosenza. Non c'è rimasto manco, si scamba, ha zambato in un camera. Ora non mi mangiate. Offrite qualche cosa, insomma, stiamo arrivati, dormite. Poco. Saluto a un grande artista. Per me uno dei primi, non in Calabria, in Italia. Salute ragazzi, buona estate a tutti. Salute. Allora, la possiamo far dedicare una canzone per Francesco? In tutto il mondo. Andiamo. In tutto il mondo. A tutti i loghi fa l'amore, a tutti i fiumi fa l'amore, su tu scoglia fa l'amore, guardia che luna, guardia che mare, solo a te vorrei restare, a tutti i loghi a diventi, guardia che luna, guardia che mare. Ragazzi, buona cena, ci vediamo dopo perché ci sono delle belle magliette. Buon appetito. Buon divertimento. Oh, tutto mo posso vedere. Mo vieni, muito fa. Divertimento e buona cosa. Allora ragazzi, venite. Scusa, la protagonista di quest'estate. Colleghe, lei, parola mia, vieni qua. Elda, in tutte le serate ci sarà Elda, già dall'anno scorso, parola mia, permette signora, e devo dire che se ci volete chiamateci al 349 80 99 201 perché non abbiamo impresari. Andate su www.pinogigliotti.com per vedere il nostro sito. Grazie ragazzi. Vi abbiamo intervistato voi, sì? Veloce perché lui è di Luzzi, mi sembra. Luzzi. È venuto in motocicletta lui. Sì, in motocicletta. Sì, davvero. No, questi capelli di Benvenuto, Mario, cos'è? Alzatevi, le belle coppie calabrese, scusa, alzate. Già sta. Alzate. Guarda qua che bella. Che belle coppie. Lei ci guarda. Vieni qua, no, quella è la telecamera. E non è che è una pistola, è la telecamera. Lei si chiama bene, ma si è fatta più bella. Ah, grazie. Scusa, sei stata a due carrozzine, sei stata. Un puntino c'è la sera. È nata. Guarda, è tanto il piercing. Si è fatta più bella. Brava l'amico di Luzzi, hai scelto bene. Grazie. Te la sposerai. Sì. Tutti i buffi si sono muovosi, sono da sposa, dice. Lei è la zia. Non sarò la mamma. È la mamma, sei la mamma. La mamma. Ah, sì. Perché non lasci solo questi due ragazzi? Io sono molto perché sei tu. Non ti lasci, sei qui. Bella davvero, ma fatti vedere, ma l'hai fatta bella davvero però. No. Ah, senti. Senti là che. Sì. Il secondo amore è la giove. Il primo non è andato. No, non parliamo. Allora, giriamo un momentino, un secondo. Andiamo, chiudiamo lì nella cosa, nella. Allora, la cantante, mi ha salutato a Pasquale un attimo, a Pasquale. A te Pasquale, possiamo andare un attimo da Pasquale veloce, 3 minuti? Pa-
Pasqua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Andiamo. Veloce, veloce, vieni qua. Vieni, 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 Pasquale. E allora, guardate che bellezza, che esse sono le cose. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ma non sei lui il nostro sponsor, il grande, noi non diciamo quale perché voi lo sapete, quindi per correttezza non diciamo manco quale sponsor è. Allora, per correttezza, noi siamo corretti, è il nostro sponsor, per mettere signore, questo è l'anteprima. Guarda qua. Cosa devo dire? No, ma guarda il forno, guarda che pizza, ma guarda che si brucia, va. Aspetta un momento. Andiamo stasera. A due mesi, a due mesi. Caccia la pizza, caccia la pizza, caccia la pizza, caccia. In diretta, guarda. Ma la volta dopo fammela pure a me. La faccio partire, sì. Come avevo prima. Io la voglio capriccioso. Come te, capriccioso. Auguri, questo ci piace far vedere. Ciao. Ciao, Pasqua. A vuole allargare, guarda qua, guarda qua. Sembra. Apposo da casa, siamo lì, Marò. Noi facciamo questo perché ci piace dare buona estate e buon inizio. Io ringrazio Carmela Formoso, il mio direttore, l'editore, perché ci hanno fatto fare questa anteprima. E poi con tutti gli sponsor poi inizieremo subito. Allora ragazzi, chiudiamo lì dalla cantante. Dov'è la cantante? Dov'è? A due sono? Dove sono? Dai, chiudiamo questa. Quanto abbiamo, Mario? Eh? Tre minuti. Allora io vi lascio. Elden è andato a prendere un attimo i regali per la sede di cabaret, e quindi tranquilla Elda, va. Vai, vieni? È il numero uno, è il numero. Ma facciamo una pausa Delta per favore. Sta lavorando ragazzi, Sta lavorando. Un bacino sì, un bacino. No, no. Momento di sbandimento. No, è perché sta lavorando, che sbandamento. Allora noi chiudiamo, grazie a Mario Scarpelle, grazie Mario per questa bella cosa. E noi ci facciamo questo sponsor da soli. Sponsor, permette signore, chiamateli il 349 80 99 201. Nei locali, nelle piazze, la bellissima. Elda. La regina. Francesco. In piazza, noi ci divertiremo. Signori, voglio chiudere questa buona estate per tutte e questa bella anteprima del permette signore con una grande artista che ho cresciuto artisticamente, nel senso che era piccola ed è brutta. Con questa bella musica, buona anteprima, buona estate a tutti, che sia un periodo bello per tutti. Vai. Grazie Dino. Thank you.